Buongiorno a tutti. Oggi vi parlo della profezia perduta di Dante di Francesco Fioretti, casa editrice Newton Compton, con le edizioni da 9,90 euro. Anche questo ha la fascetta che però mi va a genio perché sia da una parte, la cospirazione degli Illuminati, che dall'altra c'è un invito, un consiglio per un nuovo libro. Come tutte le edizioni della Newton Compton, una volta levata la sovracoperta abbiamo la copertina cartonata uguale alla sovracoperta. Questa è una cosa che mi piace molto perché io leggo i libri nudi e quindi avere una copertina anche sotto è molto piacevole. Questo libro non l'ho acquistato io, ma me l'ha mandato la Newton & Compton per il libro del martedì. L'autore, Francesco Fioretti, non è nuovo a questo genere di libri. Lui ha già scritto Il libro segreto di Dante e Il quadro segreto di Caravaggio. Questa edizione è del maggio 2013 e ha 249, sì, 249 pagine. Eccole qua. Allora, questo libro per me è stato una piacevole sorpresa e leggendolo continuavo a pensare, ben vengano libri così, perché questo libro avvicina Dante ai ragazzi. Io non so come viene insegnato Dante adesso, ma quando ho fatto io il liceo, Dante, intanto lo chiamavamo Padre Dante, quindi uno che stava al di sopra, un semidio quasi. E poi era una cosa noiosissima. Sì, la Divina Commedia all'Inferno, a parte qualche battuta spassosa, sì, era abbastanza interessante. Il Purgatorio già cominciava a diventare noioso, il Paradiso, proprio la noia mortale. Io della Divina Commedia, sinceramente, quando sono andata a scuola, ho capito ben poco. Comincio ad apprezzarla adesso. Per interessi personali o anche grazie a un libro come questo che avvicina Dante alla gente, non è su quel piedistallo in cui viene messo, ma un piedistallo sì, certamente se lo merita, per carità, è il padre della letteratura italiana, però lo allontana, lo fa vedere come una cosa non nostra, mentre i sentimenti che lui descrive, la sua vita è una vita che può essere anche vicina alla nostra. L'autore è stato molto abile. Tra l'altro, nel libro, vabbè, ci sono le parti scritte con questo carattere e poi ci sono delle parti scritte in corsivo. Questa. Amor canulla amato, mar perdona. Queste sono, diciamo, parti più saggistiche, ma anche lì non barbose. Noiose, sono dei complementi alla storia che ci aiutano a capire meglio il personaggio Dante, il periodo storico in cui ha vissuto, i suoi amici, tipo Guido Cavalcanti, ad esempio, le opere di Dante. Quindi, un libro molto scorrevole, interessante, istruttivo, ti insegna qualcosa, ma lo impari in maniera piacevole. Il libro mi ha tratto in inganno ben due volte. La prima, proprio all'inizio, vabbè, all'inizio c'è Ti prego, innamorati di me, che è quando Dante incontra Beatrice. Ma l'inizio della storia, diciamo, quella scritta con questo carattere, per essere chiari, insomma, ci fa vedere una persona che si trova su un ponte sopra un fiume, guarda il fiume scorrere e ci dice che lui guarda sempre il fiume non dalla parte che viene, diciamo che passa sotto il ponte, ma dalla parte che va, perché lui è una persona che guarda avanti, guarda verso il futuro. Io pensavo che questa persona fosse Dante, non era così, e già lì ci sono rimasta. Poi, diciamo, ho aspettato le prime 100 pagine per dire adesso il libro è partito, perché se voi leggete le recensioni, la sinossi del libro ti dice che è Dante che si ritrova a indagare sul delitto di Paolo e Francesca e questo delitto viene introdotto appena dopo le prime centinaia di pagine.
Ma comunque per tutto il libro noi non ci troviamo lì Dante che fa l'investigatore per scoprire perché questi due sono stati uccisi e da chi. Questo episodio, secondo me, viene preso dall'autore come pretesto per introdurci certi concetti. Certo, Dante alla fine scopre chi è stato ad ammazzarli, ma scopre come per un colpo di genio. Non stiamo tutto il tempo a vedere Dante e il suo amico Guido che fanno indagini per scoprire chi ha ammazzato questi due. Sì, certo, fanno congetture, ci pensano, ma non è un'indagine vera e propria, non è un thriller. È qualcosa di più. Dante è innamorato di Beatrice. Si dice che lui si sia innamorato di Beatrice a 18 anni, cosa che non è così, perché secondo me lui vede Beatrice quando ha 9 anni, cade davanti a sta bambina e gli scocca la scintilla. Si capisce che fra i due c'è qualche cosa. Beatrice è promessa sposa a un'altra persona, Dante pure, per cui loro seguono quello che è il loro dovere. L'amore di Dante per Beatrice è un amore puro, idealizzato, un amore fortissimo. Beatrice è sempre in cima ai suoi pensieri. E Dante si confida con il suo amico, con Guido Cavalcanti. E Cavalcanti gli pone l'esempio dell'omicidio di Paolo e Francesca. Cavalcanti aveva conosciuto Paolo e gli aveva raccontato del suo amore per Francesca. Paolo era malatesta e Francesca faceva parte della famiglia dei Polenta. E Francesca era sposata con il fratello di Paolo, però questi due si sono innamorati. Allora i matrimoni erano quasi tutti combinati, quelli fra nobili. Ma lei si è innamorata, i due si sono innamorati, no? E invece di lasciare il loro amore idealizzato, platonico, hanno deciso di concretizzarlo e sono stati ammazzati. E quindi Guido faceva l'esempio a Dante, diceva: vedi cosa è successo? Perché si voleva ammazzare solamente Paolo. Francesca è morta perché si è trovata là. Si è trovata al posto sbagliato nel momento sbagliato. E quindi lui dice: è stato Paolo che ha trascinato nella morte, nella rovina, pure Francesca. E questo è perché loro hanno vissuto un amore che non gli era consentito vivere, diciamo. Quindi questo omicidio è anche un pretesto per introdurre pensieri sull'amore, su come viverlo, su ciò che è lecito e ciò che non è lecito, logicamente, per allora. Come ho detto prima, grande parte del libro è dedicata all'amore. Dante faceva parte di questo, come chiamarlo, gruppo, società dei fedeli d'amore. E appunto un amore idealizzato, dove la donna veniva idealizzata, molto di più di quello che era in realtà. Dante ovviamente conosceva il potere delle parole, sapeva come usarle, non per quello è diventato il sommo poeta che tutti conosciamo. Ci sono tanti piccoli episodi che ci fanno capire anche com'era la vita dell'epoca. Ci dà uno spaccato della vita dell'epoca, anche per quello lo trovo molto istruttivo, utile, insomma, è una lettura che ti lascia qualche cosa, che ti insegna qualche cosa. Ad esempio, quando Dante incontra di nuovo Beatrice, quando sono grandi, diciottenni, Beatrice lo saluta per primo a Dante, che è una cosa fuori dal mondo, cioè la donna promessa sposa ad un altro che lo saluta per primo. E lì Dante capisce che anche da parte di Beatrice c'è del sentimento. Mentre all'inizio del libro lui dice: ti prego, innamorati di me, capisce che lei è innamorata di lui. E quindi loro avevano questo amore, ma sembra quasi che a loro gli basti questo amore idealizzato, che gli basti solo il sentimento, senza dover passare al lato fisico, al lato pratico dell'amore. È
È come se lui avesse veramente avuto una relazione sentimentale con Beatrice, nonostante lui abbia avuto qualche amante e poi abbia sposato la donna che doveva sposare per dovere, a cui era stato promesso, e quindi, cioè, che era stata promessa a lui. Però noi vediamo questo amore come un vero amore. Quando lei muore per lui, una tragedia inimmaginabile. Lei che si sacrifica per sposare la persona a cui era destinata, per rimanergli fedele, fargli figli, perché poi lei muore di parto praticamente. E quindi non so se riesco a rendere l'idea. È una storia d'amore in piena regola, però vissuta in una maniera che noi al giorno d'oggi neanche ci sogniamo, secondo me. Basta, non so cos'altro dirvi se non consigliarvi questo libro. E io non l'ho letto, il libro segreto di Dante, ma se è scritto sullo stesso stile di questo, deve essere molto interessante e ho intenzione di recuperarlo. Quindi vi faccio vedere di nuovo La profezia perduta di Dante di Francesco Fioretti, casa editrice Newton Compton, costa 9,90 €. Ciao a tutti e grazie per aver visto il video.